Oggi vi presenterò un mio caro amico, Achille il Puntino. Nel mezzo di un foglio bianco, senza disegni né tracce, c'era un puntino. Era chiaro, quasi trasparente. Il sole lo attraversava come uno specchio d'acqua. Pian piano il puntino si colorò e si trasformò in un occhio azzurro. L'occhio si guardava attorno con tale attenzione che presto non bastò più e si raddoppiò. Così ci furono due occhi azzurri a scrutare l'orizzonte, ma cominciò a piovere e gli occhi vollero coprirsi con una testa. Con la testa e con gli occhi, oltre a guardare, il puntino poteva pensare. Così decise di darsi un nome. Mi chiamerò Achille. Anzi, mi chiamo Achille. E nello sforzo di chiamarsi, si fece crescere la bocca. Achille era curioso e voleva girare il mondo. Così si fece crescere le gambe. Le volle tutte d'un pezzo perché fossero più resistenti. Iniziò allora la sua esplorazione del mondo e vide un fiore. Scoprì di aver bisogno di un naso e saltò fuori un naso lungo lungo. Achille si accorse di aver fame e si fece crescere due braccia per prendere una pera dall'albero. Ma poiché non ci riusciva, si fece crescere anche le mani. Una volta mangiato, era proprio felice. Si mise allora a cantare. Ma non riusciva ad ascoltarsi, così si fece crescere anche le orecchie. Guardate lì! C'è una palla tutta colorata. Achille la voleva calciare e si fece crescere i piedini. Prima di addormentarsi, Achille si avvolse in una coperta. Poi contò i puntini sparsi nel cielo. Erano infiniti. Chissà cosa diventeranno un giorno. Secondo voi?